Bentornati, buon pomeriggio, sono le 15 in punto, siamo tornati qui 90 all'ora insieme a Decadence, insieme a Migos, per darvi un'altra puntata, un'altra diretta con un ospite veramente eccezionale, particolare. Lui dagli anni 90 che ci fa ballare con le sue produzioni, ma non è solamente un produttore, è anche un musicista, tra poco ci dirà anche tante altre cose che ha fatto, sto parlando di Christian Piccinelli! Ciao a tutti, ciao a tutti! Ciao Luca. Ciao Luca. Ciao. Oh, ciao Peter. Ciao Christian. Ciao a tutti. Come state? Tutto bene? Bene, bene, grazie. Oh, Christian, sì. Però ti voglio sentire un po' più. Un po' più gasato, mi raccomando. Lo sono. Ah, ecco, ecco. Siamo collegati. Siamo collegati con Brescia, giusto? Sei a Brescia, Christian? Sì. Ultimamente Peter, Brescia come negli anni 90, no? Brescia esatto. Intera nel nostro nel tuo programma, insomma. Cioè, sì. Ma d'altronde tutto, diciamo, è nato anche da lì, no? In Italia, per quanto riguarda la dance. Sì, credo che negli anni 80-90 Brescia sia stata la media record time tra le capitali europee della dance di un certo tipo, insomma. Quindi Christian, prima di tutto raccontaci il tuo studio, come si chiama? Il mio studio si chiama CP World, dalle iniziali del mio nome. È nato per caso come nome, nel senso che me l'ha dato Mauro Marcolin. Oh, sembra fatto apposta. Le produzioni insieme lo sapevamo registrato dove. Non aveva un nome il mio studio in realtà, quindi Mauro si è inventato sta cosa ed è rimasta negli anni, insomma. Luca, in apertura vuoi fare una domanda proprio iniziale al progetto, nel senso che sai abbiamo già una lista come l'altro giorno e partiremo con un disco, però da lì a quel progetto ovviamente Christian avrà fatto un suo percorso, quindi non so se vuoi plasmare una domanda. Beh, è chiaro che Christian, essendo poi scuola Media Records, insomma, c'è poco da, come dire, da presentare, no? Perché molti dei produttori che sono arrivati in quella struttura di Roncadelle poi si sono distinti nel corso di tutti gli anni 90 e anche oltre. Christian, poi, se non ricordo male, ha lavorato lì fino un po' oltre la metà degli anni 90, però oltre alla Media Records si è poi distinto per tante altre produzioni. Quindi una domanda che vorrei fare a lui inizialmente è questa: quanto è stato difficile tra virgolette essere sempre al passo con i tempi, perché tu ancora oggi sei uno dei produttori comunque più apprezzati, però hai iniziato praticamente quasi 30 anni fa, quindi immagino che comunque non sia stato facile anche per tutti i cambiamenti chiaramente che sono avvenuti nel corso degli anni nell'ambiente musicale della produzione. Ecco, quanto è stato difficile rimanere sempre sulla cresta dell'onda in tutti questi anni? Beh, è difficile, è una sfida quotidiana, nel senso che
negli anni 90 erano le strutture come le NOS, come la Media Record, la Time, la Energy piuttosto che altro, che avevano la possibilità di avere tanti studi, e quindi se uno voleva fare questo lavoro doveva per forza passare da certe strutture, in quanto le apparecchiature, i macchinari avevano dei costi ovviamente proibitivi, quindi non c'era l'home studio. Da metà 90 in poi, con l'avvento dell'hard disk recording, si potevano iniziare a fare le prime produzioni senza avere centinaia di milioni di apparecchiature, no? Quindi sì, è stato difficile perché ovviamente questo genere continua a cambiare, i suoni cambiano, la tecnologia cambia e bisogna ascoltare quello che succede, nel senso bisogna comunque continuare a restare aggiornati sui suoni, sul sound, che tipo 20 anni fa era impossibile sapere cosa succedeva dalle altre parti del mondo, perché non avevi le classifiche così. Adesso in 3 secondi sai cosa funziona in qualsiasi stato, piuttosto che in alcune regioni di quello stato, quindi c'è molta più possibilità di restare aggiornati, se si vuole. Il primo disco, anche... Christian. Ah no, scusami. No, vero, sì, ha perfettamente ragione, perché ad esempio anche con una classifica di Shazam addirittura si può fare la ricerca per città, quindi esatto. Ci manca solo per quartiere addirittura, esatto. Quindi si può essere aggiornati proprio in tempo reale sui gusti, ovviamente, musicali del momento. Vai Peter. No, dicevo, il primo disco che dobbiamo mettere è un disco che io ho avuto qua l'onore di avere il cantante in studio, e sto parlando di Carl Fanini, che io prima ignorantemente ho conosciuto come Clubhouse, però poi ho scoperto qualche anno dopo, negli anni 90, che faceva parte anche degli Psy Beat. Siete pronti col ditino per far partire il primo disco? Vai ditino start! 90 all'ora parte così. Buon pomeriggio, grazie per averci scelto, grazie per essere con noi, grazie anche per quello che avete scritto, commentato nella puntata precedente con un amicone di Christian che si chiama Diego Abaribi, che salutiamo. Proprio la prima cover che ha fatto il grande successo, e da lì proprio sono nate tante altre cover. La cover mania poi è esplosa con Please Don't Go, però un anno dopo, nel 92. Ma già gli Psy Beat con I Didn't Know avevano fatto un grande successo, soprattutto all'estero. Che ricordi hai, Christian, di quel progetto? Ti ricordi quel periodo? Di questo in particolare è stato il primo disco sul quale ho potuto lavorare in Media Record. Il progetto è stato fatto da Roberto Arduini, che è il mio primo maestro praticamente. Se io faccio questo lavoro lo devo a lui, perché è stato lui a portarmi in Media Record, e io andavo a registrare da lui negli studi a Peschiera, dove lui era, e
questo qui lui a chiamarmi e a poter far parte della squadra Media Record. Quindi il primo progetto su cui ho lavorato è stato questo. Dovevo aver suonato delle parti di pianoforte, dopodiché sul partito militare. Quindi ascoltavo questo disco in radio nella caserma. Dicevo che avevo fatto io, ovviamente non ci credeva nessuno. No? È stato divertente, questo è stato il primo. Sì. Volevo salutare Carl Fanini, ne approfittiamo per salutarlo. Ciao Carl. Tutto vero quello che ha detto Christian, anche il discorso del militare, visto che nel nostro secondo libro abbiamo fatto un'intervista a Christian e ci ha detto che proprio prima di partire per il militare produsse proprio questo disco, che tra l'altro non è veramente è uno dei più belli proprio degli Side Beat, perché anche l'originale era molto bello. Ci sta ascoltando Carl e ricambia il saluto. Grazie. Carl. In sottofondo, dal 1992, c'è una versione dove c'è il tuo zampino, 49ers. Grande successo dell'estate 92, me lo ricordo questo disco insieme a un megamix di Molella dove c'era Rhythm is a Dancer, eccetera. Ovviamente qua stiamo ascoltando la tua versione, e la tua versione adesso impareremo a conoscere le versioni di Christian Piccinelli, fatto ovviamente con DJ Professor, giusto? Sì, in realtà poi anche questo disco qua è stato prodotto da Roberto Arduini e Antonio Puntillo, e io devo aver suonato le parti di archi, quindi la versione loro in aggiunta io sono entrato a fare un po' di casino e a mettere un po' di archi. Aggiungo che voce ti aveva Elmer Smith. Giuro, non mi ricordo tutte le versioni che metterai, quindi può darsi che qualcuno mi sfugga, però vediamo. Ecco, Christian è... Sarai insomma d'accordo con il fatto che Anne-Marie Smith aveva una voce incredibile, veramente. Smith è stata, penso, la prima cantante che ho visto con una potenza. Quindi... No, anche perché immagino con tutti i progetti della Media Records, di turniste negli studi, nei vostri studi, ne saranno passate forse anche centinaia, però Anne-Marie Smith secondo me rimane veramente. Sì, tuttora senti queste canzoni cantate così, sono poche le cantanti in circolazione che possono vantare una certa potenza vocale. A proposito di Anne-Marie Smith, dall'estate 1992 un remix di The Music Is Movin'. Jetta. La cosa bella di questa puntata, soprattutto nella parte iniziale, è che non ascolteremo le solite versioni, passatemi il termine solite, perché non vuole ovviamente offendere Peter le solite versioni, però sentite che sciccheria questa qua di The Music Is Movin', dove c'era anche sul lato B Music Remix, era proprio un vinile con i due remix. Ho
posso fare una domanda a Christian, Peter? Certo. Allora, visto che hai messo questo disco e lo conosciamo anche al giorno d'oggi, visto che nel progetto nuovo di Calvin Harris, esatto, è stata utilizzata proprio la voce originale di questo pezzo di Fargetta del 92. Christian, proprio riguardo a questo, si ricollega un po' alla domanda che ti ho fatto prima, la metodologia di lavoro della Media Records, insomma, ha spopolato forse in tutto il mondo, no? a quei tempi, quindi il DJ associato al musicista, no? Questa metodologia che ovviamente il buon Gianfranco Bortolotti aveva introdotto, forse, per la prima volta. E a noi sul libro, diciamo, per il libro l'hai già raccontata, vogliamo parlarne un po' più nello specifico, perché è stata così famosa e così utilizzata anche poi da tutti gli altri. Sì, allora, questa produzione che abbiamo appena sentito io l'ho fatta con Luca Lauri, alias DJ Professor, un saluto se me ne ascolto. Io ho lavorato in studio con lui, che lui era un DJ produttore, e quindi alla Media Record c'erano coppie, in ogni studio c'era la coppia musicista DJ. Il DJ era quello che bene o male aveva sotto gli occhi la pista quando andava a fare le serate durante il weekend, quindi la ricerca di nuove sonorità, poteva vedere la reazione della gente in pista dopo un certo disco, quindi arrivava in studio e dava queste informazioni al musicista, il quale cercava di tradurlo poi ovviamente sulle produzioni che stavano facendo. Quindi il metodo di lavoro è giusto, cioè, nel senso che il musicista traduce proprio tecnicamente le idee, le intuizioni del DJ, che magari non ha una conoscenza musicale, però ha la conoscenza sui suoni, sulle parti, sulle atmosfere, sulle armonie, comunque ti fa capire che cosa vuole ottenere. Quindi è stata sicuramente un tipo di lavoro. Oggigiorno sono più, cioè, molti produttori sono anche DJ, quindi fanno tutto da solo. Però negli anni 90 i vari Luca Lauri, DJ Professor, Picotto, così, ogni weekend andavano a fare le loro date in giro per il mondo. Quando rientravano dall'Inghilterra o da altre parti d'Europa, avevano magari qualche novità da far sentire in studio. Quindi cercavamo di stare avanti, questo è quello che succedeva. Senti cosa c'è sottofondo? Beh, almeno non potranno dirci che mettiamo sempre commerciale, Luca. Senti che raffinatezza. Sono ancora comunque molto attuali. Sì, sì, anche perché con DJ Professor Luca aveva proprio questa, era proprio raffinato nella ricerca dei suoni, e facevamo quello che si chiamava underground, tra virgolette. Però Luca cercava sempre di staccarsi da quello che succedeva per avere delle versioni più ricercate, quindi. Posso svelarvi una cosa? Avevo fatto un errore prima io. Ho fatto un errore prima io, cioè nel senso che io avevo comprato il remix di Felix su, ovviamente, GFB, e pensavo che fosse stato fatto da lui la versione Mars Plastic, e invece lui mi ha detto no, quella versione non l'ho fatta io. Io ho fatto la versione DJ Professor, che è stata poi inserita nell'album. Se vai a vedere l'album, c'è proprio quella versione lì, che poi nel vinile l'hanno ristampata nel 1995, quella dove c'è lo sportello dell'auto. Quindi un grande onore per te remixare una hit internazionale, e un hit internazionale che poi ha dato il là a tante altre hit, cioè in quel periodo lì questa canzone e Rhythm is a Dancer hanno ovviamente dato il là a tutta la Eurodance che è arrivata dopo. Sicuramente sì.
Luca. Sì, beh, tornando a quello che dicevo prima, versioni un po' dub, no? Se vogliamo utilizzare un termine che andava di moda anche all'epoca, un po' spoglie, infatti secondo me alcune, anche magari qualcuna che sentiremo dopo di altri pezzi, cioè l'originale è praticamente irriconoscibile, se non fosse magari per qualche porzione di vocal. Noi cercavamo sempre ovviamente di stravolgere completamente, sia a livello armonico che a volte anche metrico, l'originale. E ha fatto comunque un grande lavoro di ricerca su questo. In sottofondo, ad esempio, c'è I Say Little Prayer di David Michael Johnson dal 1993, nella vostra versione, DJ Professor Dub. Stai ascoltando 90 all'ora, c'è Peter in console, Luca G from Decadence, ospite Christian Piccinelli. Qui sembra Simon J. Domenica pomeriggio, bel sound, ragazzi, eh? Forever. Dalla Wall Records, un'altra sub-label della media, una delle 1500. Ricordiamo poi che David Michael Johnson, 6 anni dopo, interpretò, insomma, uno dei più grandi successi di Gigi D'Agostino, ovvero Elixir. Your Love is on my mind. Esatto. Christian, qui siamo in sottofondo, stiamo suonando dei dischi che sono in versione originale, sono conosciutissimi perché erano le versioni commerciali. Io sto suonando per esempio il prossimo, che è il primo disco dove tu hai messo le manine, dei Clubhouse, con la voce di Carl. Sentite, ragazzi, che sciccheria. E poi a me l'originale piace un sacco, si chiama Light My Fire. '90 all'ora. Atmosfere. I've seen a glamorous girl that makes me wild. Her eyes were shining to me so bright. I never thought it would be so nice. Be so nice. I tried to take her away with me for a ride. Me for a ride. I picked the flower of love tonight. Complimenti, Christian, veramente guanti gialli, eh? Questa l'ho tenuta un po' di più perché mi piace veramente tanto, complimenti. Clubhouse, Light My Fire, qui siamo ancora nel 1993, era follow up di Take Your Time, dei Clubhouse con Carl Fanini. E quindi facevi un po' spola tra uno studio e l'altro, perché mi ricorda anche Carl che lo studio, ad esempio, degli Side Beat era diverso da quello dei Clubhouse, perché c'erano diverse sonorità, era un gruppo proprio diverso. No, in realtà noi, il mio studio, io e Luca eravamo sempre nello stesso studio,
erano più che altro le voci che passavano da uno studio all'altro, ma in realtà le coppie che formavano i team avevano il proprio sound, quindi venivano fatti questi passaggi di dato dove la voce, c'era la cappella della voce, veniva data da uno studio all'altro in modo da poter lavorare la propria versione. In sottofondo c'è una canzone che è spettacolare dall'album degli Side Beat, si chiama My Girl. Accendini, telefonini. Sembra un po' gli anni degli 883, cioè è un inno questa canzone, veramente bellissima. E poi aveva avuto un buon successo, un grande successo in Francia questa. Sì. Quindi, proprio questa versione. Quindi. Continua il nostro 90 all'ora, c'è Luca G from Decadence, quindi ricordati quando vuoi intervenire, chiedere, ovviamente... ci siamo, c'è Cristian Piccinelli con noi, stiamo ascoltando le sue canzoni, dove ha messo lo zampino, perché lui è un musicista, un produttore. Qui siamo primavera del 1993 ancora, Sentite già la cassa come è cambiata. Molto Mars Plastic. Ho parlato poc'anzi di Anne-Marie Smith, che anche in questo successo di 49ers Everything ha fatto sentire la sua voce. Ovviamente l'originale riprendeva tutte le sonorità Eurodance di quel periodo, con un richiamo, Luca, non so se ti ricordi, a Gypsy Woman, la base, OBG, The Prince of Rap, Can We Get Enough? Assolutamente, no, infatti insomma, prima ho fatto la domanda a Christian sulla metodologia di lavoro della Media Records, no?
però c'è anche da parlare del suono Media Records, che poi ha spopolato comunque in tutta Europa. Diciamo che paradossalmente era un suono più magari europeo che italiano. Cristian ovviamente mi potrà confermare tutto ciò, ma evidentemente era proprio un qualcosa che Bortolotti, come dire, Bortolotti stesso voleva, no? Per le produzioni che uscivano come Media Records. Sì, certo, infatti il grande successo di Cappella, delle varie produzioni di Cappella, era proprio la sonorità, che poi è diventata un marchio di fabbrica di media, quindi Franco sì, cercava di, ovviamente, di che il suo mercato, di avere più dischi d'oro possibili in tutti i paesi europei, quindi... C'è riuscito. Allora, da adesso in poi invece ascolteremo anche qualche canzone italiana, perché Cristian Piccinelli ha messo le manine anche sopra a Zucchero, però non gli ha fatto male, gli ha fatto bene. Problema io in quel periodo, Luca, non so se ti ricordi la musica che c'era in quel periodo, quindi siamo ancora nel 1993, cioè questa aveva, non so, 105 battute al minuto, ma in quel periodo lì avevi o All That She Wants, che era un 90 rotti, o avevi comunque la commerciale, che era molto più veloce, quindi inserire il remix di Zucchero era sempre improponibile. Per i DJ è chiaro che, come dire, c'erano alcune difficoltà legate alla velocità dei dischi, indubbiamente. Ecco, adesso, visto che abbiamo ascoltato questo remix, adesso magari anticipo una domanda per Cristian, visto che poi ne sentiremo degli altri. Sei sempre, comunque, Cristian, stato legato anche ai remix o a una certa produzione con la musica italiana, perché ricordiamo che poi la media verso la metà degli anni 90 creò un'etichetta che era la media italiana, dove tra l'altro esordì un allora sconosciuto Fabio Volo, che in realtà si chiamava Fabio B dal suo cognome Bonetti, e quindi poi hai remixato, hai prodotto musica italiana e anche remixato Zucchero, Stadio, insomma altri nomi noti del panorama italiano. Come cambiava la prospettiva di lavoro dal fare musica dance in inglese maggiormente a fare poi pezzi o remix per dischi di cantanti italiani? In realtà l'approccio era uguale, nel senso che la sonorità loro volevano che noi utilizzassimo lo stesso metodologia sulle loro canzoni, quindi non potevamo avere un metodo differente, dovevamo riportare soltanto l'esperienza che avevamo nella dance, riportarla vestendo i loro brani, perché ovviamente le radio o comunque alcuni circuiti preferivano magari passare la versione remixata con l'originale. Perché comunque Bortolotti, cioè immagino che poi Bortolotti scelse te per la media italiana, perché comunque da questo punto di vista avevi già una certa esperienza, no? Sì, perché io comunque venivo dal pop, sono comunque un musicista pop, nel senso che avevo già scritto cose per artisti italiani e ho una preparazione pop dance alla fine. Quindi a livello sia armonico, nelle ballad, in tutto, sapeva che poi mi piaceva la musica italiana, quindi ha scelto me per gioco forza, insomma, alla fine. Ok. In sottofondo c'è un remix di You Got To Now.
uscito poi come secondo vinile remix dei Cappella, dove non c'è la versione originale in questo remix. You got to know 90 all'ora. E beh, Luca, le sonorità sono sempre precise, perfette, suonano sempre bene i dischi della Namibia. Poi tra l'altro l'originale, la versione originale fu un grosso successo in Inghilterra e incredibilmente, vabbè, adesso magari qualche piccolo appunto possiamo fare, visto che sono passati insomma quasi 30 anni, cioè questo disco qui non entrò mai nella DJ Parade, ma evidentemente i motivi erano i rapporti in quel periodo non proprio felici tra Bortolotti e Cecchetto, insomma alcune produzioni, molte produzioni Media Records non passavano su DJ, e purtroppo anche questa non entrò neanche nella DJ Parade. Io mi ricordo che all'epoca per me era inconcepibile, visto che, ripeto, a parte che era una produzione di primissimo livello, ma poi in Inghilterra riuscì a scalare anche le classifiche di vendita. Franco, come ricordavi tu prima, interessava veramente più il mercato europeo che la nicchia italiana, quindi se funzionava ed era primo ovunque, era complicato passare. In sottofondo torniamo di nuovo al progetto East Side Beat con un doppio vinile che io amo follemente, You Are My Everything. Questo è il remix. I'm singing this song, Scusami Luca, ma mi stavo pavoneggiando un attimo con c'era il flyer, sai, quei volantini quando facevano i concerti, gli Side Beat, quindi, che mi ha lasciato, portato come ricordo Carfanini, e ovviamente ha avuto anche la bella cosa ovviamente di firmarmelo, quindi autografarmelo nella puntata. You Are My Everything, ricordiamo che You Are My Everything era un progetto veramente molto importante, dispendioso, che ovviamente la media in quel periodo ha fatto, quindi ci ha speso molto per questo disco. Christian, sì. Come su tutti comunque, la media è sempre... No, perché mi ricordo che questo disco c'era un Levine, e un Levine era un nome abbastanza importante quel periodo lì. Volevo portarti lì. In realtà Franco è sempre stato bravo a cercare di anticipare i tempi, quindi aveva la possibilità di prendere qualche nome per poter remixare tutto, diceva. Per l'estero ovviamente. Vabbè, certo. Andiamo avanti, siamo ormai arrivati nell'estate 1993, l'abbiamo superata anzi, perché questo disco è uscito un po' a fine estate, cioè almeno io me lo ricordo a fine estate 93, poi Luca ovviamente è qui e può correggermi se dovessi avere un attimo di sbandamento, sai, in questi giorni di sbandamenti ne ho avuti tanti. Sto parlando del disco dei Mars Plastic. Era in una danzeteria, ti ricordi Luca? Give me love.
si chiama Find Way, e qui ascoltiamo la versione originale perché l'ha scritta anche lui, Christian Piccinelli. '90 all'ora. Suonare un po' prima, però questa è la versione del grande Roby Arduini, che è stata la versione che poi ha fatto funzionare questo progetto, quindi Roby Arduini, sì. Che è insieme a Pagani continuano a fare grandi successi, sempre produzioni, hanno ripreso ad esempio con Carfanini il progetto Inside Beat e avevamo fatto anche una cover qualche mese fa. Sì. Riguardo a questo pezzo, Peter, sai che sono, come dire, mi piace svelare aneddoti che ovviamente magari non tutti sanno. La voce di questo pezzo era di Beverly Skeet, che qualche mese dopo poi interpretò Move Your Body degli Anticappella. È vero, è vero, che metteremo tra poco. Esatto, e poi l'inciso, una parte dell'inciso, quel Give Me Love... Dopo qualche anno, insomma, questo disco magari è stato casuale, però poteva ricordare quello di DJ Dado. Eh sì. No? Risentiamo un attimino. Vediamo se... Give me love. Eh beh, tutto, cioè non ti scappa nulla, Luca. Ma che ci vuoi fare? È sempre stato così, io mettevo le due cassettine a confronto per vedere se le voci erano le stesse, cioè una cosa che tu da produttore caratterizzato. Cristian, tu da produttore che dici? Ci potrebbe stare? Bah, non lo so, ormai non mi esprimo più su certe cose, dei plagi, queste cose qua. Preferisco non me ne esprimermi, perché ne ho in ballo qualcuno anch'io, quindi aia, preferisco non parlarne. Va bene, e allora parliamo di musica italiana. Dovete pensare che in quel periodo c'era You Got to Let the Music al numero uno, e a Christian Piccinelli gli hanno detto: ma fammi un remix stile Cappella, con le sonorità di Cappella degli Stadio. Sogno d'amore, un disperato bisogno d'amore, un disperato bisogno d'amore, un disperato bisogno d'amore, che mi porta fino a te. Senti qua. We'll be right back.
Mancava solamente Dance Now, come on, come on, kick it. Questa è stata una forzatura orribile. Infatti volevo dirlo. Infatti è durato un po' di giorni il braccio di ferro tra noi e il Linar della BMG, perché volevano appunto che rivestissimo questa canzone degli stadio forzatamente, anche perché la canzone degli stadio era in maggiore, la di Cappella era in minore, quindi cioè la cosa orrenda l'avevo rimossa, cazzo, me l'hai fatta tornare. C'era come curriculum, ma non ce l'avevo, non mi ricordavo fosse così brutta veramente. A proposito dei Cappella, adesso qua abbiamo io e Luca qualcosa da dire a te. Anzi, due cose da dire a te. Su You and Me Remix. Sotto, sta girando il disco giallo, trasparente, di You and Me. Come on, come on, check out the dope gun. This one is the move or not. And if it ain't came to rock, I'll rock ya. Anyway, I can do it with or without ya. Kick your shoes, do what you wanna do. And if you ask who, I'll say you. Now you know what's up. You and me forever, non stop, 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 stop. Allora, ci sono due grandi che vi salutano, c'è Andrea Belli from In The Club 105 e vi saluta Maurizio Rena from Bliss. Ok. Ascolta, questa versione non ricordo, mi sembra che l'avesse fatta sempre Roby, Arduini e Pagani, mi sembra, se non sbaglio. C'è scritto Mars Plastic Remix. Sì, allora penso loro. Attenzione adesso, Non è Snap Rhythm is a Dancer, Potrebbe sembrare. Senti qua. Hai sentito bene? È un miscuglio tra Rhythm is a Dancer e poi questa sonorità. Ovviamente aveva tutte le sonorità degli Snap, però questo giro sonoro. Luca. Sì, questo era un disco del 92 di Patin Johnson che si chiamava Let Me Go, è uscito su un'etichetta italiana, tra l'altro, e quindi sì, il giro diciamo che ci assomigliava molto, ma non solo, anche il in realtà il frammento, cioè la voce che dice You and Me Forever era ripreso da un disco degli anni, no, forse sempre inizio anni 90, di Vicky Shepard, e quindi fu preso proprio un campione vocale. Qua. Christian, te lo dico in siciliano. Ma che cosa sta dicendo questo? Ah, che vuole? Allora, ma la metodologia è sempre stata quella, anche di ovviamente lavorare anche su a cappelle che già preesistevano,
modificando poi, si fa tuttora, modificando poi le linee melodiche, strecciando le note del cantato per creare melodie nuove, quindi penso che sia così da sempre. Sì, sì. Ma aggiungo anche questo, anche perché poi alla fine, insomma, adesso lo possiamo dire, insomma, Kelly Overett, che faceva l'immagine De Cappella, in realtà non cantava, perché anche You Got to Let the Music, la parte vocale era un campione di un disco di J.M. Silk, se non ricordo male, e mentre Move On Baby la cantava, adesso vabbè, sto un po' andando oltre, Move On Baby la cantava Elaina Dennis, che poi ha prestato la voce al progetto BS Project, Artbeat, nel 96, e mentre Move It Up era comunque un'altra vocalist. E purtroppo per lui, ovviamente, anche la voce di Rodney, il rapper, in realtà, in quei tre dischi, Move On Baby e You and Me, anzi, in quei due dischi, era di MC Fix It, in realtà, la parte rappata, giusto? Infatti ha firmato anche lui il brano, quindi... Riccardo Overman. Esatto. Sì, mi ricordo, ma... È stato un passaggio veloce in studio a registrare. Christian, quindi... ti voglio dire una cosa, e noi non guardiamo altri programmi per sapere queste cose, soprattutto Luca, mi raccomando. L'abbiamo sentito 20 anni fa queste cose, quindi metta l'anima in pace chi fa altri programmi adesso. In sottofondo, dall'estate 1994, sentite qua ragazzi, io non l'avevo mai sentita così questa canzone. L'aveva annunciato poc'anzi Luca. Move Your Body. Anticappella. Sembra di essere in una giungla. Mamma mia, che disco, ragazzi, che versione. Move Your Body. Luca Lauri, H, DJ Professor, aveva un grandissimo talento nel cercare ritmiche nuove, cioè è tuttora fruibile una versione del genere, quindi passati 25 anni. Parlando di versioni molto particolari, c'era anche un'altra versione particolare. Living in the Sunshine, Clubhouse. 90 all'ora. Versioni particolari dub, ma sono veramente spettacolari, soprattutto ascoltate in questo periodo musicale dove non ci sono tante idee, queste suonano come se fossero delle versioni 2020, sono veramente molto molto bene. Complimenti, Cristian Piccinelli con noi, Luca G from Decadence, c'è Peter in console, 90 all'ora live su Facebook. Un'altra versione particolare si chiama Move On Baby, disco dei Cappella. Questa è una bomba, ragazzi. Sentite qua.
benvenuti nella pista underground. Irriconoscibile questa versione, mamma mia, assolutamente bellissimo, irriconoscibili. L'unico elemento riconoscibile doveva essere la voce, se c'era qualche riff particolare, ma il nostro obiettivo era ovviamente nel remix fare in modo che fosse completamente un'altra atmosfera, un'altra produzione. E questa? Siamo sempre lì, eh? I remember the night you used to drive me out of my mind. In versione originale stavolta. Don't tell me it's over now. I wanna stay by your side. Tell me what's in your mind. And now if you wanna love me again, you gotta. Allora, allora c'è Christian Piccinelli, Luca G from Decadence, Peter in console. Siamo in diretta Facebook, condividila e balla con noi. I remember. Sta suonando Keep It Up, Sharada House Gang. Da quanto tempo è che non la sentivi così dall'inizio fino adesso? 20 anni. Fantastico, ragazzi. Keep it up. Luca, vuoi dire? Ci vuoi dire, sì, la voce? Sì, disco dell'autunno 94. Secondo me è anche abbastanza sottovalutato. Perché molto era, sottovalutato. Era molto bello. La voce era di Zeta Messia, che cantò poi qualche mese dopo due singoli di Fargetta, ovvero Midnight e The Bit of Green, Mayday, Mayday dell'estate 96, era la stessa voce. Ora chiaramente ne ha cantate anche altre, però chiaramente cerco di indicare quelle un po' più famose, così tutti possono associare, no? E ricordare, ovviamente. Adesso un bel disco. Molto bello. Io iniziai con Luca Lauri, dopo lo finì Massimo Braghieri, perché ero stato spostato in quel momento alla media italiana, quindi ho sentito finito che io stavo già lavorando sulla media italiana. Allora, adesso avete pronto il ditino? Ditino per accendere il giradischi? Christian, schiaccia pure il tasto play! Funky Gallo, come sono bello stamattina! Non c'è più la mia amorosa e sono più leggero di una piuma. Fun time! Tieni il tempo, non ho tempo. I wanna dance all night. I wanna dance. Il sentimento è troppo denso. I wanna dance all night. 90 all'ora? Tieni il tempo, tieni il tempo, tieni il tempo,
signori, la prima carrambata di oggi, Steven Zucchini. Ciao bello. Ciao Christian. Il grande Steve, che potrebbe essere uno dei miei migliori amici e anche mio collaboratore su tante cose, quindi da tanti anni ci conosciamo. Ma e quel disco che hai appena passato è stato un disco che abbiamo lavorato nelle sere estive a 40-50 gradi studio. Ma ci siamo divertiti. C'era l'SSL che scaldava. Esatto. Non i monitor, perché c'erano i monitor grandi 6 pollici, quindi no. Steven Zucchini, che poi noi, Luca, abbiamo conosciuto anche come Steven Z o Steve Z negli anni 2000. Su Spyrex. Su Spyrex, e poi anche come, insomma, è stato l'autore anche di molti dischi di Prezioso e Marvin, insomma, li ha firmati anche lui, poi ha fatto anche tante altre produzioni. Mi approfitto ovviamente per salutarlo. Ciao Steven. Ciao. Che poi, ti ricordi l'altro giorno quando c'era Aladino? Abbiamo parlato di quel disco Casper, e lui ovviamente è dentro all'interno di... Esatto. Autunno del 2001, sì. Steven, dici qualcosa. Sai che hai nominato un disco che non ricordavo più, Casper. Casper, sì, adesso mi viene in mente quel cantante lì di... Sì, adesso mi viene. Non mi viene il nome, ma adesso... Era Magical Girl. Aggiungo una cosa, che nei social, perché c'era un amico... anzi, lo posso citare, così lo saluto, il buon Paolo Regazzoni, mi aveva taggato in un post su Facebook di un disco di Steven, uno dei più apprezzati proprio di Steven era Time to Love, che se non ricordo male era 2002, giusto? Sì, Time of Love, sì. Era uscito come Steven Z. Esatto, doppio vinile, mi sembra anche colorato. Ce l'ho. A me piaceva Equinox numero uno. Spettacolo. È stato un bel esperimento. E invece cosa ci dici di Christian? Dato che noi stiamo parlando bene di lui, hai qualche aneddoto da raccontarci e farci un po' ricordare quel periodo con lui passato? Non so, una cosa strana di Christian per farci un po' ridere. Vabbè, strana con Christian, allora vi faccio proprio una breve, diciamo che in media c'erano dei gruppi di ragazzi, no? C'erano dei bravi ragazzi che erano i musicisti, diciamo, un po' più classici, Viani, poi dopo era arrivato Sandrini, che erano un po' più, diciamo, i bravi ragazzi. Poi c'eravamo i gruppi tipo io, Christian, Domingo, che eravamo un po' quelli un po' più cazzari, ed eravamo i primi a combinarli tutti i colori, a pranzo, andare a prendere le micette per poi lanciarle negli studi di quelli più tranquilli. Facevamo queste cose qua, abbiamo fatto la naia con Christian, abbiamo fatto veramente una naia di qualche anno lì, però lo spirito era quello di una caserma, insomma. Era... Spettacolo. Perché poi lì c'erano ragazzi che venivano fuori, come me, come poi era arrivato che Cipro, come Picotto, che dormivamo, avevamo un appartamento che ci aveva trovato l'azienda, dormivamo lì a Brescia, ma fondamentalmente Brescia non la conoscevamo. C'erano qualche bresciano, tipo Christian, esatto, che erano quelli che poi dopo la sera spesso e volentieri si offrivano di farci conoscere qualche posto, di andare a combinare qualcosa insieme, quindi... E poi c'erano, perché poi c'erano invece alcuni ragazzi tipo di Verona, che loro invece facevano avanti e indietro, perché Verona-Brescia era fattibile, insomma, proprio per Mauro che veniva da Torino, poi magari veniva da Piacenza, era un po' più lunga. Che ritmo! Quindi, complimenti, ragazzi, complimenti per il remix di Zucchero che abbiamo ascoltato, Per colpa di chi. Ricordiamo che Zucchero quell'anno era il numero uno del Festival Bar 95, proprio con quel pezzo ballava tutta l'arena di Verona, quindi poi il remix ovviamente noi l'abbiamo messo alla grandissima. Però mi faceva strano
per esempio, che si chiamasse Cappella, quando Cappella invece aveva un altro suono quell'anno lì, aveva tipo Tell Me The Way, e che poi abbiamo scoperto che era Paolo Sandrini, appena arrivato in media, ad averlo fatto. Però poi con Christian negli anni ci siamo parlati, mi dicevo, quando mi dicevo fammi un remix, devi chiamarlo Cappella Remix, così almeno, giusto Christian? Beh, sai, la media aveva quei 3-4 marchi come sound, quindi era replicabile da ognuno di noi, perché meno male avevamo gli stessi suoni, quindi se Steve stava facendo la versione Cappella e magari non poteva lui perché stava facendo qualcos'altro, la versione Cappella, che tanto erano gli stessi suoni, veniva fatta da un altro team. L'importante è che fosse Cappella come sound. Dopo sì, se fosse lui, io, Max, Persona, piuttosto che Arduini, Puntillo, Castrezzati, l'importante è che avesse poi l'omogeneità di... Non mi ricordo, ma il remix di Fabio Volo, c'era anche Steven? Sai che non mi ricordo? Ma... Veramente, nel senso, no, quello lì Christian l'aveva fatto lui, poi io gli avevo dato un piccolo, diciamo, supporto per a livello di groove, di metrica un po' più dance, perché in quel periodo Christian era proprio pienamente media italiana, quindi mi ricordo che faceva Fabio, faceva Tony Blescia, quindi faceva proprio progetti pop italiani. Vabbè, allora, dato che ci sei, l'ascoltiamo e poi ti salutiamo dopo, dai, facciamo così, che ne dici? E adesso volo sempre più in alto fino a che diventa cielo, ogni emozione dentro me. E adesso volo sempre più in alto fino a che diventa cielo, ogni emozione dentro me. Qui è I wanna dance, I wanna dance. Dicevi, Steven? Sì, era... sembra proprio la stessa stesura. Di volo, sì, era stato fatto dopo il remix di Zucchero, diciamo. Infatti l'abbiamo messa proprio apposta. Stato di quelle sonorità era stato fatto il remix di Zucchero. Ricordo che la prima volta che l'ho sentita, in una compilation, era la Hits on 5. Fu inserito in una Hits on 5 dell'epoca. Però. Pazzesco. E Steven, grazie per, prima di tutto, per averci fatto questa sorpresa, aver fatto questa sorpresa a Christian. Quindi salutiamo e ringraziamo Steven. E... Penso che Christian è stato l'ultima persona che ho visto prima del lockdown, e probabilmente sarò la prima che vedrò appena si sblocca tutto. Quindi. È vero. Steven, possiamo strapparti una promessa? Ti andrebbe più avanti di fare una puntata dedicata a te? Molto volentieri. Allora, se Cristi deve trovare, molto volentieri. Luca, segna, per favore. Assolutamente. Segno con molto piacere. Grazie Steven. Un abbraccio grande. Grazie davvero. Steven Zucchini. Era Steven Zeta con noi qui a 90 all'ora per fare la carambata a Christian Piccinelli. Spero che quest'oggi non sia solamente questa carambata, ci sia qualche altra carambata, ma state con noi. Se dovesse cadere la linea per il copyright, sapete che poi torniamo, ovviamente ci ricolleghiamo subito dopo qualche minuto. Fabio Volo, quindi il remix si chiamava Fabio e la canzone si chiamava Volo. Se vuoi, Steven, puoi chiudere anche la chiamata, così poi si ritorna di nuovo il layout di prima di Skype. Allora, Fabio Volo, l'hai conosciuto? Quindi sai com'era prima di diventare Fabio Volo che era adesso? In realtà l'ho portato io in Media Record, quindi ecco. Ho dovuto convincerlo. Come diceva Ale, la puntata che eri con Diego, alle Girardi andavamo sempre a sentire Fabio che faceva karaoke, e quindi ho dovuto, era molto riluttante lui a fare questa cosa, però cantava bene, perché tipo Fiorello lui, no? Aveva una voce comunque calda. L'ho portato in media, è piaciuto come personaggio ed era già
grande comunicatore, quindi è solo un po' evoluto ed è il Fabio Volo che... dalla media italiana è Fabio Volo al progetto Devotional di un anno dopo. Cos'è successo? Vabbè, dalla media italiana a Devotional ci sono stati dati dischi da Simon Jay. Sì, sì, però nel senso Simon Jay noi leggiamo il nome Devotional. Quindi nel 96 in sottofondo abbiamo Love is the Power da ascoltare. Quindi lo ascoltiamo e poi ci racconti tra la media italiana e il progetto Devotional prima di Simon Jay cosa è successo. Love is the Power. E allora? Ci siamo ragazzi? Buon pomeriggio ancora, c'è 90 all'ora che suona live, abbiamo avuto appena adesso una carambata con Steve Z Zucchini e abbiamo parlato dei due progetti italiani dell'estate 95, quindi Zucchero per colpa di chi e Fabio con Volo Remix, Cappella Remix dalla Media Records italiana. Ho chiesto a Christian poc'anzi di raccontarci tra il 95 e il 96 come nasce il progetto Devotional, che poi ha avuto il massimo successo col progetto di Simon Jay che abbiamo in sottofondo. In realtà quando sono venuto via da media mi sono apprezzato lo studio e con Tiziano Giuppone, che poi è stato il mio socio per la Devotion Record che avevamo aperto, abbiamo lavorato su tanti progetti e il nome che utilizzavamo un po' per essere riconoscibili come era Devotion. Sono passate tante produzioni, comunque subito non ci si è mai fermati, anche dalla Media Record ho proseguito anche con la musica italiana e in più c'era la possibilità di lavorare ancora su nomi importanti, quindi Luca, sempre Tiziano. Ci sei Luca, hai qualche domanda da fare? Sì, beh, il disco di prima ovviamente non siamo neanche a citare il sample, ovviamente principale, il riff principale che era comunque quello di Enjoy the Silence e Depeche Mode. Secondo me era molto bello e so per certo che anche la nostra amicizia in comune, ovvero Marco Ravelli a quei tempi a Disco Radio, era molto affezionato a questo disco qui, infatti Disco Radio passò parecchio, giusto Christian? Sì, un successo. Allora, questo disco mi ricordo che per due anni, un anno e mezzo, fatto con Talisa e Simone e Tiziano e Silvio Meloni. Per due anni non lo considerò nessuno, le case discografiche ci rimbalzarono perché non era il genere che stava funzionava. Vabbè, erano gli anni di Children, quindi un altro genere, era troppo cantato per alcuni programmatori, era troppo cantato per alcuni A&R. Dopodiché Virgin piacque, lo pubblicò e fu primo in classifica quei tre mesi di quell'estate lì, ma di vendita, non club, perché sì, si sì, sono sì. TV Sorrisi e Canzoni per tre mesi è stato
aggiungo, beh, ovviamente siamo, adesso stiamo parlando di Wanna Be Like Man di Simple J, e arrivò, adesso ricordo anche la data in cui arrivò al numero uno della classifica di vendite in Italia, era il 21 giugno del 1997, quella data arrivò al numero uno della classifica di vendite italiana. Ovviamente diciamo anche che Simon Jay arrivava dall'esperienza con i Network, e poi tra l'ultimo pezzo Memories dei Network e Wanna Be Like Man lavorava come turnista in Time Records, infatti fece diverse produzioni anche con la Time, soprattutto una che passò qualche volta nel DJ Time, si chiamava Sarah Wheeler Keep the Spirits, era de autunno 96, ma era praticamente Simon Jay prima che diventasse Simon Jay. E allora ascoltiamola, 90 allora, Simon Jay, Wanna Be Like Man. Why you even worry about me? Pomeriggio c'è Simon Jay che fa anche la carrambata, Christian Piccinelli. Ciao Simo. Simon, non ti vediamo, adesso ti vediamo, ciao. Ciao Simo. Ciao Simon. Come stai? Zio Peter, come state? Bene, bene. Bene, tanto tempo Christian. Tanto tempo, dovevamo vederci qualche mese fa, poi... Infatti, però... Che emozione, ragazzi. Abbiamo Simon Jay qui, la protagonista e la voce di Wanna Be Like Man, disco dell'estate 97. Io con Simon mi sono sentito e visto molte volte negli ultimi tempi, quindi Simon, io non ti farò nessuna domanda, lascio la parola a Luca di Decadence. Sì. Ciao Simon. Se posso solo una cosa, sì. La voce di Simon, ho ancora dei provini che io le abbiamo buttato piano e voce proprio intuitivamente. Oh. Simon ha una capacità di melodica, di improvvisare, ed è forse una delle la voce di donna che con la quale ho lavorato più buona. Grazie. Sì, sì, anche per me secondo me è stata una delle voci che più ha caratterizzato insomma gli anni 90, anche perché poi, come ho detto prima, oltre al progetto da solista, insomma, è stata comunque la voce di Take Away the Color, di SMC, dei due Passion and Memories in Network, quindi chiaramente ha fatto storia. Ecco, prima di farti una domanda, non so se mi hai sentito prima, ricordi questo disco che tu hai firmato come Sarah Wheeler, Keep the Spirits? Dell'autunno 96 con la Time? No, te lo dico la verità, purtroppo anche allora, te lo manderò presto da fartelo riascoltare. Ecco, quanto ti chiedo, la domanda che ti faccio, quanto è stato difficile passare da voce di un progetto comunque come Network ad avere proprio una carriera da solista? Immagino che fosse un altro tipo, insomma, fosse un po' più difficile, no? Cioè, c'erano un po' più di responsabilità, no? Un pochettino sì, è vero. Comunque, la base di tutto della musica è l'emozione. L'emozione non cambia mai. La tua emozione dentro, quello che tu senti, ti senti. E perciò è vero, altre cose sopra questo
per essere una solista, però comunque è stato bello, comunque. Era bello. Un po' ansiosi all'inizio, you know, però comunque con Christian, con Wanna Be Like a Man, abbiamo capito che quello non dire perché è nostro, però abbiamo sentito che era un hit, veramente sentivo che questo è lui al piano. Io ricordo questo come era ieri. Lui stava alla pianoforte e facevo questa bellissima melodia. E io non potevo, io e Talisa non potevamo fare niente. How you say, my English is off today. Di fare qualcosa sopra quello, perché era una melodia che ti tirava dentro, take you away. Sì, sì, ti coinvolgeva, sì, sì. Sì, 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 bravissimo Christian, veramente. Grazie, Timo. Di lavorare con lui. Vogliamo salutare e dare un bacio grande a Talisa, Emanuela. Emanuela. Sì. Manu. Sì. Manu, ciao. Dobbiamo salutare Talisa, sì, dobbiamo salutare Simon J, perché Simon J è impegnata per adesso in delle riunioni, quindi grazie Simon per aver fatto questa sorpresa a Christian. Grazie Simon. Scusami, volevo stare con voi un pochettino di più, però duty call. No, ma ci mancherebbe, hai fatto una cosa grandissima, grazie di cuore. Grazie Simon. Call me Christian. A presto. Sì. Okay. Ciao. Ciao, ciao, ciao.
Mamma mia che emozioni, ragazzi, mi sono dovuto riprendere un attimino. Midnight era il follow up di Wanna Be Like Men, che poi Simon, quando è stata qui a 90 all'ora ospite la prima volta a luglio del 2019, ci ha svelato che Midnight era nata come nel senso, quando stava registrando Wanna Be Like Men, tutte le improvvisazioni che non facevano parte di Wanna Be Like Men le hanno messe su Midnight, quindi era un seguito Midnight di Wanna Be Like Men, giusto Christian? Sì, giusto. La cosa più importante di questa puntata è che adesso lascio la parola a Luca, perché sul prossimo disco vorrei che Luca dicesse quello che è successo, e anche se avesse qualche domanda da fare a Christian la facesse, perché dobbiamo spiegare una situazione che un po' c'è stata poco chiara in questi anni. Vai Luca. Sì. No, pensavo che facesse ascoltare prima il disco. No, gliela faccio subito la domanda. Sì, il terzo singolo di Simon J, ovvero Love Tang dell'estate 98, uscì non più con il vostro remix principale, ma il remix era ad opera di Fargetta, che insomma lavorò coadiuvato da Graziano Fanelli, che tra l'altro salutiamo. Però se ascoltiamo questo, ovviamente questa storia tu l'hai già raccontata a noi di Decadence, però ovviamente la riproponiamo qui per chi ci sta ascoltando. Se ascoltiamo in realtà la versione che già avevate preparato voi per questo singolo, insomma è molto simile, quindi tu giustamente hai raccontato che poi è uguale, non è simile. Allora sì, Paolo, diciamo, cosa successe, perché non uscì con il vostro, ovviamente la nostra, e ci furono dei problemi con Virgin e adesso non mi ricordo, perché poi era Tiziano, io e Tiziano seguivamo un po' tutte queste cose qua, quindi anche a livello di burocrazia, di cose legali, però ci furono problemi e non vollero pubblicare la nostra, ma diedero il nostro provino, cioè questa, la produzione finita, a Fargetta da remixare. Alla fine cambiò due cose, ma la sonorità era quella, insomma, quindi, il disco era già fatto. Quindi Christian, tu mi autorizzi a mettere per la prima volta in un programma radiofonico una canzone che non è mai uscita? No, che non è mai uscita, non lo so, adesso non mi ricordo. No, non è mai uscita questa canzone, cioè io ho il provino che ha ricevuto Fargetta, che poi è stato remixato. Ah, allora sì, sei quello, sì, perché non so cosa ti stessi riferendo. No, quello che mi hai mandato tu ovviamente da ascoltare in puntata. Okay, quindi okay. Quello che voglio far capire a chi ci sta ascoltando in questo momento, che questa canzone che noi ascoltiamo adesso non esiste in nessun CD, nessun vinile, nessuna compilation, non è stata mai suonata in radio. Cioè, è la prima volta che viene suonata in un programma radiofonico e faceva così. Allora c'è Christian Piccinelli. Stiamo suonando la versione unreleased di Love Tang, la versione originale, dall'estate 1998, in esclusiva 90 all'ora Decadence insieme Amigos. Every time you walk my way, that's why I need your love to be.
Allora, adesso quello che noi cerchiamo da anni, soprattutto io, perché lo spiego magari a Christian che non si ricorda di questa cosa, ma io ti contattai anni e anni fa, 15 anni fa, perché con la Do It Yourself facevamo le DJ Selection e mettevamo le versioni ovviamente che non si trovavano, cioè come priorità mettevamo le canzoni che non si trovavano in CD o non potevi acquistare su iTunes, tutte le piattaforme digitali. In quel periodo e ancora adesso, se voi cercate i dischi di Simon J su iTunes non troverete la versione originale di Wanna Be Like Man, non troverete Midnight e tantomeno non troverete nemmeno Love Tang che stiamo suonando in sottofondo. Di Love Tang e di Midnight volevo ricordare a chi magari non fa collezionismo come me, come Luca, che in pratica le versioni extended da DJ sul CD singolo uscito in Italia non esistono, non ci sono, quindi ci sono solamente le versioni radio. Quindi cosa ho fatto io? Ho preso il vinile di Midnight, l'ho dato a Davo Boerchi della Do It Yourself, l'abbiamo ripulito e l'abbiamo messo su, ma ci tenevo, prima di mettere anche Love Tang, di trovare l'originale. Quindi da 15 anni che cerco l'originale extended di Fargetta, ma ancora adesso non siamo riusciti a trovarla. Quindi chiederò a Mario se ce l'ha da darci, quindi speriamo che Mario ci possa aiutare, perché sarebbe veramente una cosa bellissima, soprattutto per me che faccio collezionismo, di avere la versione extended di Fargetta in versione WAV, non da vinile. Però sappi, Christian, che ci hai fatto veramente un bel regalo facendoci ascoltare come era effettivamente l'originale, perché noi abbiamo suonato sempre Fargetta Remix. Io penso che a Fargetta sia stato anche detto di comunque seguirla il più possibile a questa versione di riferimento. Ricordiamo che la versione di Fargetta aveva in più i bonga e poi aveva tutta la stesura con le sonorità di Abla Meluna dei Basic Connection, che era il disco di quell'anno, cioè la novità di quell'anno, perché ricordiamo che a fine 97, inizio 98 di musica dance non ce n'era più, quindi l'unica che aveva fatto musica dance e l'aveva fatta bene era Simon J. Quindi Neja, cioè non avevamo tanti nomi, e quindi l'unica che era rimasta al numero uno per tanti mesi era, calcolate che era entrata in classifica Abla Meluna a novembre del 97, numero uno febbraio 98, cioè 4 mesi in classifica è rimasta. Quindi è normale che ci si doveva un po' andare verso quel ritmo lì, giusto Luca? Sì, poi alla fine è chiaro che, come dicevamo anche in un'altra, nella precedente puntata, poi c'erano delle sonorità di riferimento per i dischi chiaramente di successo, e poi molte delle produzioni che arrivavano seguivano ovviamente quel filone. Poi tra l'altro Abla Meluna in realtà era, come dire, era presente già da un anno, perché in realtà girava l'anno prima la versione strumentale, però esatto, intitolata Faithless. Quindi sì, quel disco sicuramente fu uno dei maggiori successi tra la fine del 97 e l'inizio del 98, quindi siccome poi aveva anche delle sonorità abbastanza estive, è chiaro che poi i dischi che arrivarono nell'estate del 98 seguivano chiaramente quel filone lì, ma è sempre stato così. Nella dance italiana o comunque un altro dance remix degli 883 invece, Devotional Remix. Io non capisco che gli fai quando arrivi in mezzo a noi, tutti i miei amici si dileguano e vengono lì, prendo un posto accanto a te, accanto ai tuoi. Dobbiamo fare molta attenzione che ci tagliano direttamente la diretta come poco fa per Zucchero, quindi dobbiamo sempre parlarci un po' sopra. La regola dell'amico remix, che è uguale a Simon J
ovviamente a Midnight, stessa sonorità. Le sonorità sono quelle, e funzionava quel sound. L'avevo fatto io, quindi perché non utilizzarlo anche su altre cose? Dato Peter, posso, cioè, questa versione ti giuro che non l'ascoltavo dal 97, perché ricordo che la metteva una radio, non mi ricordo se era Radio Norba o un'altra radio locale, in Puglia, dove ovviamente abitavo all'epoca, e loro la passavano, però ti giuro non l'ascoltavo da quell'estate questa versione, quindi hai fatto bene a me. Ma è vero che è veramente bella. Tutti così, a me piace un casino sta versione, ragazzi, è bellissima. Complimenti Christian, non vogliamo fare il leccaculo, cioè, parliamoci chiaro, però è la verità. Se il remix degli Stadio era poco azzeccato, abbiamo detto, questo invece gli faccio i complimenti, no? Esatto. Anche perché per questo non avevo la pressione delle multinazionali. Esatto. Quindi... senti cosa c'è in sottofondo. L'abbiamo messa anche nel flyer pubblicitario della diretta. Abbiamo messo la copertina di Vasco Remix Rewind. E anche qui ovviamente dobbiamo fare molta attenzione perché ci tagliano subito la diretta. Rewind, dove c'era anche il remix di Molella in quel periodo, un grande successo veramente, disco dell'estate, poi era accompagnato anche dal tour Rewind, quindi c'è la versione live che era veramente carichissima. Questa si chiama Cut Remix, come mai Cut? Perché probabilmente era la edit, c'era una versione più lunga, invece che chiamarla edit è stata chiamata cut. Cut mix. Fantastico. Di remix dell'estate 1999, oltre al remix con la base di All That She Wants di Troppo Bella di Davide De Marinis, c'era anche la devotional mix Sei Troppo Bella. Tutti si ricorderanno quella versione remix con la base di All That She Wants. Qui facciamo un po' di fine serata. Prendi qualcosa da bere, come ti chiami, cosa fai? Belle parole importanti, il cameriere fra di noi. Poi ci si guarda negli occhi e ci si dice una bugia. Interessante davvero, il fidanzato non ce l'hai. C'è un pensiero che mi gira per la testa, fotografarti nuda su una bicicletta, lasciarsi andare e far l'amore in mezzo al mare, poi nel letto è più tradizionale. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella per me. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella da desiderare. Sei troppo bella, quindi, con Davide De Marinis, estate 1999. E adesso invece arriva un progetto molto molto bello, perché il progetto ci porta all'anno 2000, ma questo progetto era nato già nel 1997, correggimi se sbaglio, Luca, con Every Life Unfolds, cantato ovviamente con un altro progetto e tutto, però poi nell'estate 1999 con il remix di Fargetta era tornato di nuovo questo gruppo al numero uno con Melody Blue. E questo era il follow up. Sul lato B1 c'è la versione devotional mix. Sto parlando dei T42. Run to you.
A 90 all'ora c'è ospite Christian Piccinelli. Stiamo suonando i due dischi dei T42. Da Run to You a Fine Time. Dal 2000 al 2001. Christian, cosa ti ricorda il progetto T42? Mi ricorda la mia gioventù. La cantante? Era giovane, spensierati, queste canzoni erano molto estive, erano molto, aveva dell'armonia molto... In poche produzioni adesso si sentono aperture così, fra virgolette, felici. Quindi... una caratteristica di tutte queste qua invece erano che a livello armonico tutte aprivano in un certo modo e erano molto più, tra virgolette, sirene. Sì. Ti ricordi la cantante? Allora, io sul progetto T42 ho sempre lavorato sulle voci, nel senso che non ho mai fatto delle sessioni dirette con la cantante. Ok, quindi non sai? No, so, perché poi l'ho conosciuta. Ah. Però non ho mai avuto il piacere di lavorare in studio direttamente con lei. Boh, se vuoi dire agli ascoltatori di 90 all'ora chi è, così almeno noi lo sappiamo, io e Luca, se vuoi dirlo tu. Perché? No, vabbè, lo posso dire io se vuoi, eh. Cioè, certo. ci piacerebbe, se stiamo intervistando te, ci piacerebbe che ci parlassi, sai, la voce è di Laura Pasi. Io in realtà non l'ho conosciuta, certo. Così bene, nel senso che... No, a posto. Luca, se vuoi raccontare tu... Beh, sì, la voce era di Luana Pasi, del progetto T42 o T42, insomma, se vogliamo essere... inglesi. E sì, tra l'altro erano molto belle queste due versioni, anzi Run to You la preferivo, la versione che aveva fatto Christian la preferivo anche all'originale, perché aveva quel basso molto alla Mysterious Time di Sash. Esatto. Era un po' più carica, però sì, ha ragione, erano produzioni veramente dal sapore molto, molto estivo. Ecco perché poi è chiaro che il successo poi era anche facile, cioè tra virgolette, ovviamente, no? È vero che ci volevano diversi ingredienti, però alla fine la melodia vince su tutto, a mio parere, quindi... E se parliamo di estate 2001, di musica estiva... Allora. C'è solo una cura, io so che lo sai. È una stanza vuota, io mi fiderei. Bravo, puoi capire cose che non vuoi. Sei il tuo guaritore, sei nel tuo mondo, dammi tre parole. Sole, cuore, amore, dammi un bacio che non fa parlare. È l'amore che ti vuole, prendere o lasciare. Stavolta non farlo scappare. Mai così vicini.
adesso per Love Dang, per Midnight di Simon J. Anche questo disco qua, in questa versione, non esiste su CD singolo e non esiste ovviamente in digitale. Si chiama Extro Extended Mix e quindi cercherò di... cerchiamo con Christian di trovare la versione extended, vediamo se poi riuscirà a trovarla per il sottoscritto. Negli hard disk io la feci con Mauro Marcolin questa versione, quindi lui non ce l'ha sicuramente, io dovrei averla. Tre parole, quindi era un disco di Valeria Rossi ed era come al solito una meteora di quell'anno, come se fosse la One Shot, quindi disco dell'estate, versione originale molto bella, remix ovviamente in discoteca, abbastanza lenta però aveva il suo ritmo, la sua carica. In sottofondo siamo nel 2002, ragazzi. Alternative Mix. Pubblicità. Era la Lancia Ypsilon Pub. In quel periodo c'era la moda di cantare in francese. L'aveva lanciata un po' la ex italiana, che era stata anche così presa in giro da Fiorello, possiamo dire. Carla Bruni. E mi ricordo che oltre a Ingrid con 2SV2, Kelly Joyce, Vivre la Vie, c'era anche Yu-Yu. Stiamo suonando la versione che è uscita per il 20° anniversario. Per il 20° no, 20° è impossibile. per il 18° allora. Sì, è uscita qualche mese fa in versione vinile bianco e quindi ci sono tutte le versioni, ci sono anche versioni remix. Yu-Yu, vedi come si fanno gli errori così. 20° anniversario, mica siamo nel 2002, nel 2022. E vabbè, dai. Meno male, dopo due ore di diretta ci può stare una defiance, dai. Yeah. E vuoi dire qualcosa, Christian, sul progetto Yu-Yu Montpellier Garzon? No, è stato un grandissimo successo anche questo. E, ricordo con piacere uno degli autori che purtroppo è scomparso, che era Ferdinando Sappio, che non c'è più da qualche anno, e dirà uno dei la mente autorale di questo brano. E poi ho lavorato con le altre due che hai citato, cioè Ingrid e Kelly Joyce, quindi le francesi italiane, meno male. Sì, in quel periodo, come dicevo, erano in classifica, anche sì, se Kelly Joyce e Yu-Yu erano ovviamente due abbastanza pop, non erano come Ingrid, che era nato come se fosse un Wilfried o una Henley dalla Energy Production. Luca? Sì, sì, hai detto bene, c'era questa moda del cantato francese. Poi c'è da dire, insomma, quella a me, quella che piaceva di più era proprio Kelly Jones, che insomma anche come ragazza era una gran bella ragazza, quindi anche il pezzo era decisamente bello. E sì, poi magari a livello commerciale quello di Ingrid è quello che è andato molto molto bene, quindi ma ripeto, ce lo siamo detti sempre, no? C'era un filone che si apriva e poi chi più chi meno cercava di seguirlo, no? Ma è giusto, era giusto così, anche se poi magari si arrivava ad un punto
come dire, un po' di saturazione, no? Da quel punto di vista delle produzioni, però è chiaro che a livello discografico ci stava, anche perché immagino Christian poi mi potrà confermare, forse erano proprio i discografici, no? A chiedere una versione fatta in una certa maniera, giusto? Appena c'era un successo, il discografico ne voleva uno simile, cosa impossibile a volte, perché le richieste erano veramente... Voglio farmi sentire in sottofondo un disco e poi sentiamo per intero l'altro. Sentendo il primo disco di Jason Ames, Get Far Remix, e si chiamava Looking Back, era uscito nel 2002. Su questo progetto, Christian, ti ricordi qualcos'altro? Ci vuoi dire qualcosa su Jason Ames? È una delle prime produzioni che facevo con Fargetta, quindi ne feci due, questo e Yesterday, mi sembra. In sottofondo adesso arriva. Ed era uno dei primi lavori che facevo con Mario, per Mario, quindi ricordo questo. Quindi siamo nel 2002-2003 e arriva il botto, perché nel 2002 c'era stato anche il cambio del suono, la decadence, faccio anche lì. E quindi cosa succede? Succede che in quell'anno, nel 2003, oltre a quei due o tre commerciali, quindi Voglio Vederti Danzare di Prezioso, qualcosa di simile c'era in classifica, ma c'erano molti dischi houseggianti. Fargetta cosa fa? Riprende con te una sonorità del 1994 Brothers and sisters, che avevamo sentito nel remix di Dana Dawson, Three's Family. E c'è anche un campione di quel disco, oltre alle sonorità che assomigliano, il tun ta tun tu tun ta. Qui le mani erano al cielo, eh. So puccio. A 90 all'ora c'è Christian Piccinelli. Cosa c'è? Questo non penso che sia la versione che ho fatto io. Questa qua è la versione quella che è andata. No, ci mancherebbe. No, questa l'ho fatta a Fanelli, se non sbaglio. Qua c'è scritto Get Far Mix. Quindi tu mi dici, io con Fargetta facciamo i dischi insieme, io metto quella lì. Ma poi certo, mi dici tu. Sai, Mario aveva vari team di produzione, quindi... Ci mancherebbe. Poi c'era questa qua. Questa l'hai fatta tu? Non mi ricordo. Questa sì? Devo andare a vedere negli artisti. E comunque, diciamo che nel team di produzione di Yesterday e di Looking Back c'era anche tu. Poi, se no, abbiamo sbagliato versione, ci perdonerà Fargetta. Questo sembra il mio, eh. Certo, ci mancherebbe. È una cosa che mi ricordo, quindi magari quella è la mia. Io ho raccontato quel disco, facciamo così, poi magari ci andremo a impreziosire il video mettendo il link della versione giusta. Quando suonerà in questa parte di video metteremo il link della versione giusta, così renderemo giustizia se abbiamo fatto qualche errore, ci mancherebbe. Peter, faccio una domanda a Christian. Christian, visto che negli ultimi anni c'è stato questo mito del ghost producer che noi abbiamo cercato sempre di sfatare, quindi ovvero tu hai affiancato, hai portato avanti molti lavori, come detto, di Fargetta, ultimamente anche di Mauro Picotto. Questa figura del ghost producer in realtà è sempre esistita, no? Perché adesso è venuta fuori con i vari
è esistita in ogni forma d'arte, che sia stata la letteratura, la pittura, data sempre. Cioè... Il produttore famoso, cioè scusami, il DJ famoso che è impegnato adesso purtroppo a fare le serate, è chiaro che è sempre esistita la persona di fiducia in studio che portava avanti le sue produzioni. Quando c'è la musica, cioè, c'erano già delle diatribe fra Mozart e Salieri, quindi voglio dire, perché cioè, beh, è normale, mi meraviglio che qualcuno pensi che cioè, ci sia ancora il DJ, il produttore famoso che va lì da solo, si mette a fare le cose, sta chiuso in studio e non va, poi esce da lì, va a fare le serate, anche se in realtà io ho avuto la fortuna l'anno scorso di lavorare con Burak Yeter, che è stato qua. Friday Night. E questo però lo riconosco anche a Mauro Picotto, perché sono due professionisti, Burak molto più giovane, Mauro ha più anni di esperienza, però sanno perfettamente cosa vogliono ottenere. La differenza è che Burak è anche un musicista, che è un chitarrista, quindi lui arrivava da una serata che aveva avuto una data a Amsterdam, non ha dormito un secondo, è arrivato in studio, ha aperto il suo portatile, ha preso la sua chitarra, non si è fermato un attimo, quindi lui è uno degli esempi per i quali comunque molti produttori fanno tanto da solo, sono da soli, quindi però la figura del ghost producer, da che il mondo è mondo, esiste, ci mancherebbe, in tutte le arti, le professioni, cioè non è che gli stilisti, non è che un pezzo Armani si mette lì a disegnare cazzo le sue collezioni, cioè, hai fatto l'esempio Armani come per dire chiunque. No, ma hai fatto un giustissimo esempio, anche perché sai, alcune cose si sono amplificate, alcune ideologie si sono amplificate con l'avvento dei social, no? Allora quando esce, non so, il disco nuovo di David Guetta, diciamo, ma sì, tanto non l'ha fatto lui, ma voglio dire, ma alla fine è comunque quello che ci mette il cappello, perché se oltre alla farsa ci mette il cappello, quindi se non è più che convinto e magari ha dato anche 2, 3, 4 indicazioni che determinano il suo sound, non lo fa. Certo. Perché gli arriva il master e dice ok, bello, cazzo, lo faccio io. Non è così, è un professionista, è un professionista, non spiegherebbe perché dopo tanti anni ancora i livelli. Cioè, le migliore bastano e vanno. Chi resta? No, senti Christian, senti cosa c'è sotto? Nel 2003 Mario Fargetta insieme a Saji Reitan. Questa si chiama People on the Beat ed è l'inizio di una grande storia tra Fargetta, Saghi e anche te. Certo, è stata l'occasione per presentare a Mario questo fenomeno che io come ritengo che sia Saghi, che forse è la voce maschile più bella con la quale abbia lavorato, quella che più ancora emoziona. Ed è stato un inizio di un trio che ci ha fatto fare 4 dischi, penso, adesso non mi ricordo. Tanto li suoniamo tutti adesso, quindi ci arriviamo. Non lo ricordo tutti. E poi c'era il secondo disco con Fargetta fatto nell'estate 2004, molto tribale, molto summer, molto estivo, si chiamava Play the Song.
Stiamo salendo con gli anni, Play the Song. Adesso abbiamo sentito, diciamo, molti dischi italiani. Credo che adesso, se vuoi anche tu anticiparlo, il remix italiano più importante del 2004 credo che l'abbia fatto tu con Tiziano Ferro, giusto? Ti ricorda qualcosa quel periodo? Del 94? No, 2004. 2004 Play the Song di Fargetta, 2004 Perverso di Tiziano. Che io feci con Massimo Castrezzati per Melodica, per Diego, che ci affidò questa cosa e fu divertente. Ascoltiamo solamente Perverso, ma ci sarebbe anche Stop, Dimentica, Raffaella, eccetera, eccetera, sempre fatto col team Melodica con Diego Baribi. Con Paolo Aliberti. E oramai, tutto il giorno e anche la notte, il tuo pensiero è qua in fotte. E oramai, ora su, ora giù, 30 gradi Fahrenheit, il tuo profumo. Scotta, parli tanto, parlo troppo. E adesso trova il modo e fammi stare zitto. Il fatto è che tu sai cosa cerco. Io sono un bastardo cronico. E metto un viso lì e perverso. Uno a me e uno a te e uno a tutti e tu. Noi andiamo avanti con un altro disco di Get Far, Lake Coast. If you're looking for devotion, baby, don't you ever think of me. Non c'entri niente tu qui? Quindi, altro errore di Peter? Qual è il titolo? Music Turn Me On. No, non c'entro niente io. Ah, perché avevo letto Piccinelli, allora mi sono sbagliato. All tracks scritte da Fargetta, Ungaro, Piccinelli e Saggi. Vabbè. Forse ho qualche versione, però. Questa non me la ricordo, questa versione. Vabbè. Togliamo, andiamo avanti. Quale problema? Perché non me le ricordo tutte. Ma sì. Anche perché quando inizio a fare 15 produzioni al mese. No problem. Noi andiamo avanti. Qual è il problema, Peter? Che io spesso non so i titoli, non vengono. Mentre sono in lavorazione, non so i titoli. No? Tranquillo. Perché sono stati decisi. Adesso arriva la botta. Questa è la risposta. Signore e signori, un'altra carrambata qui a 90 all'ora, Saggy Ray! Oh, ciao a tutti, ciao ragazzi. Ciao, ciao. Carlo, come stai? Bene, tu? Bene, dai, bene.
Che bello che sei qui. Stavo dicendo che sei la voce migliore che con la quale ho lavorato, quindi lo sai perché te l'ho sempre detto, quindi immagino che tu abbia già parlato un po' di come quello che è avvenuto, quello che è successo, come è successo. No, non vuole parlare. Cristian non vuole parlare. Dici tu, Sagi, ti prego. Beh, intanto è stato Cristian che mi ha presentato, mi aveva presentato Fargetta, Mario. E ancora prima di Shining Star avevamo già realizzato nel 2002, se non erro, un brano che si intitolava People on the Beat. Sì, te l'abbiamo messo. Sì, infatti era un discreto pezzo, effettivamente. E poi altri pezzi ancora, finché non siamo arrivati a realizzare questo brano, che peraltro in cui io non ho creduto neanche un pochino, perché effettivamente la prima versione era un pochino quella che era. Sì, sì. Poi Massimo Castrezzati e Motta sono riusciti a dare questa veste. Esatto. E dopo io, cioè Paola Liberti, compianto a Alex L, e io abbiamo fatto l'altra, quella più elettro. Electro. Esatto, Fordo Cult, che queste due hanno dato il via a tutto. Però la voce di Sagi è stata l'elemento ovviamente... Sentiamo? Mamma mia, ragazzi. Io me lo ricordo Sagi nell'estate 2007 che era venuto in Sicilia al Disio, ha fatto una serata fantastica con noi, con tutto il gruppo. Te lo ricordi il Disio? La discoteca molto grande, non sì, sbaglio. Sì, sì, c'erano 3-4 mila persone, così. Io ho avuto la fortuna a fine ottobre di seguire una data del tour di Sagi a Londra, quindi del suo show. È stato divertente, soprattutto un viaggio non breve hai fatto. Però. E poi c'è stato il secondo singolo di successo, nel senso che dopo il successone di Shining Star, che è stato discone in tutto il mondo, c'era anche All I Need Is Your... In diretta, ragazzi, abbiamo anche Sagi Rei con noi qui a 90 all'ora. Luca, vuoi fare qualche domanda, Sagi? Beh, innanzitutto lo saluto e gli faccio i complimenti. Ciao. Ciao, perché sicuramente una delle voci più belle degli ultimi anni e soprattutto voce molto riconoscibile, che non è, insomma, non è da tutti, ovviamente, quindi ogni produzione ha quel qualcosa in più grazie alla sua voce, ma lui magari sarà d'accordo con me che, insomma, anche con Emotional Song, con quel progetto lì, è stato veramente un progetto fortunato, ma apprezzato, ma anche forte, perché, insomma, sicuramente reinterpretare quei classici non era facile, ma lui ci è riuscito alla grande, no? Sì, è stato un progetto perlomeno originale in quel periodo, e sempre dance music era, certo, l'idea di rivisitare quelle canzoni in quella chiave è stata sicuramente molto originale, e la gente ha apprezzato anche risentirle in questa chiave acustica semispoglia, così. Ma soprattutto, sai qual è la cosa più bella che sei riuscito a fare? A dare una seconda vita ad Un Amour Toujours. Sì. Cioè, non era facile, cioè, bissare il successo di un successone mondiale come La Mort Toujours, che aveva fatto già successo con la versione originale nell'album. Dopo 6 mesi il remix, altra botta nel 2000, e tu dopo 5-6 anni la riporti di nuovo al numero 1, grazie anche alla traino dello spot della Intimissimi. Perché in quella versione non era mai stata fatta, comunque era già
una bellissima canzone in sé, e quindi insomma si andava, non dico sul sicuro, però la melodia era talmente bella e melodica e facile che è stato un puro divertimento realizzarla anche così, con solo chitarre, un po' di archi e chiaramente la voce. Però parliamo, insomma, l'intervista non è solo mia, anzi è di Cristian. Due ore che sto parlando. No, cioè, siamo dalle tre qui che sentiamo Cristian, non ce la facciamo più, basta. Senti sotto cosa c'è? Bella, 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 I don't know why, sempre con Fargetta. La ricordo. Prego, Peter, posso... Dicevi, Sagi? Forse è stato il mio primo video realizzato nella mia vita. Un video al corpo. Dicevi, Luca? No, più che altro, visto che insomma parliamo di Fargetta, un plauso anche a lui, perché secondo me è stato uno dei pochissimi che ha sempre avuto un grande gusto nelle produzioni che ha fatto, affidandosi chiaramente a musicisti o comunque voci di primo livello. Penso che di dischi ne abbia sbagliati veramente pochissimo o nulla. Insomma, anche questi ultimi che hai fatto ascoltare, veramente di grande livello. E questo? Questo qua che faceva... Sing it loud. Sing it loud. Sing it loud. Sing it loud. Come on. Mamma mia, ragazze. Qui siamo ai giorni nostri, eh. I think I go insane. I've got you through my veins. I hope you feel the same. You're amazing. Fever's rising up, I'll take you to the top. Me and you, girl, we rock it till the morning. The way you look tonight, I'm about to lose my mind. You got me spinning around, it drives me crazy. Let's burn the city up, it's gonna be alright. We're floating miles from the ground. Turn the music up, wanna scream and shout. Life is bitter sweet and I love. Sing it loud, sempre fatto con Get Far, Fargetta, e sempre con lo zio qua, Cristian, giusto? Sì, qua ci siamo ritrovati dopo un po' di anni, abbiamo riunito le nostre menti per provare a fare questo nuovo progetto. Complimenti ragazzi, veramente. Sagi, posso strapparti una promessa? Avresti voglia di fare una puntata, non di 90 all'ora, ma una puntata dedicata a te, alla tua musica, e magari ne approfittiamo per ascoltare l'ultimo album che hai fatto qualche mese fa? Con molto piacere. E allora ci sentiamo presto. Ti do un abbraccio grande. Assolutamente, grazie ragazzi. Ciao Sagi, grazie. Grazie, ciao Cristian. Ciao Sagi. Ciao Peter, ciao ciao. Ciao. Era Sagi Ray che è intervenuto per fare una carambata qui a 90 all'ora al nostro Cristian Piccinelli. Allora, io in sottofondo volevo farti sentire un altro disco che era uscito prima, ovviamente, però dato che avevamo Sagi abbiamo messo i dischi tutti di Sagi in sottofondo. Non vorrei aver sbagliato versione, però le altre sono Jason Rooney remix, questa è Get Far. No, it don't matter, cause life has never been better. My job, take my car, I've been robbing, so I won't get far, it don't matter. And then the band
to shout, don't matter. Good to see, it's a shame, I'm no longer in that game, don't matter. Like an old bitch of fame, tell me who's done call my name, don't matter. Now it don't matter. La voce è quella di Mario Biondi, non Marco, ogni tanto ci si sbaglia. Mario Biondi che ovviamente dal 2006 ci regala grandi successi commerciali. Prima ovviamente cantava, però era anche lui dietro le quinte. Forse Luca, correggimi se non sbaglio, faceva parte del complesso misterioso, giusto, per la canzone di Radio DJ? Sì, esatto, proprio quella di Natale 95. Esatto. E quindi questa è Non Matter. Ricordiamo che Non Matter è una cover di Jack Reddix dell'estate 1998 in Italia. Era uscito nel 97, però in Italia arrivò proprio nell'estate 98. Molto simile come timbro vocale, infatti hanno scelto proprio Mario Biondi. Christian? Sì. Dico giusto, dico bene? Sì, sì. E al tempo quel disco qua lui era in Monte Carlo Five, che era il suo gruppo, quindi... era una produzione Get Far Monte Carlo 5 Bene, noi siamo arrivati alla fine, Christian. Abbiamo poc'anzi parlato che l'anno scorso il tuo studio ha visto la voce di un'italiana cantare su un disco straniero che ha fatto successo, Burak Yeter, sto parlando di Elodie. E il testo è stato inglesizzato bene, meglio, da Sandy Chambers. Esatto. E quindi complimenti anche per questa cosa, perché è successo tutto nel tuo studio. Sì, la fase di produzione della voce è iniziata qua, poi è stata terminata a Milano. Però in realtà l'incontro di Burak Yeter con Elodie è avvenuto qua, abbiamo buttato giù il fake che poi è lui... ha utilizzato poi per produrre. Fantastico, complimenti. Un anno fa era il 10 aprile, mi sembra. Un anno fa, quindi. Ah, era, quindi era il 10 aprile. E in sottofondo cosa c'è? Cosa Mauro c'è? Totto. All I Need Is Komodo, nella versione, come si chiama, Heart Mod? Heart Mod, che è il mio alias, quando firmo molte versioni, le firmo come Heart Mod. Ho una sonorità più pianistica, io quindi sono un pianista, quindi utilizzo più pianoforti che altro. E quindi nel 2020, ormai 2021, perché con questo coronavirus, però diciamo che voi in studio lavorate sempre, ci sono progetti, c'è qualcosa? Io ho sempre lavorato, Mauro Picotto vive nel Jersey, che è quest'isola della Manica, e a fine, fra un paio di settimane uscirà il singolo nuovo che abbiamo prodotto a distanza, perché lui viene una volta al mese, due, adesso ovviamente per ovvi motivi non è potuto venire, però lavoriamo a distanza o su Skype o così, riusciamo a mantenere un flusso di lavoro costante con lui e con altri produttori, anche con Mario, con Fargetta. Quindi sta uscendo anche un nuovo disco con Fargetta, ci puoi anticipare o no? Ma io suono su tante sue produzioni, cioè quasi tutte. Poi lui le finisce con Lenny Mendy, che è il suo musicista, okay, nello studio a Milano. In realtà mi occupo di tutta la parte che sono gli arrangiamenti, le armonie, però anche lì, come ti dicevo prima, poi non so mai quando viene finito. Certo, certo. Quando esce. Ed è per quello che non so mai i titoli. Se tu mi dici hai fatto questo disco, devo dirti fammelo sentire, perché sennò non capisco. Anche perché poi spesso gli mando anche delle parti, sia audio che midi, poi magari cambiano i suoni, certo. Io le parti gliele mando, gli arrangi. Certo. Ormai fino a che mi mandano il master, non so mai quando è finito. Luca, hai in chiusura qualche domanda, qualche considerazione? No, beh, riprendo quello che ho fatto all'inizio, no? Visto che tu hai citato queste produzioni attuali, quindi insomma dalla prima produzione fatta in Media Records sono passati quasi 30 anni, quindi alla fine penso che sia uno dei musicisti, come dire, ancora veramente sulla cresta dell'onda, anche perché poi le produzioni alla fine, anche quelle attuali, riescono comunque
ad avere un buon successo come quella di Burak Yeter dell'anno scorso, quella che abbiamo appena sentito di Picotto. Quindi alla fine c'è poco da dire, se non insomma fargli complimenti, gli rinnovo il saluto e la promessa che insomma gli manderò il nostro libro. Anzi, salutiamo anche Josué Impellizzeri, ovviamente Josué, ovviamente sì. Io volevo ringraziare, è stato divertente risentire certe cose che non sento ovviamente da quando faccio magari qualche coppia di backup, ma in realtà non mi si metto neanche ad ascoltarle. So che ci sono, beh, certo. Però mi avete fatto passare due ore in maniera, e non mi ricordo che fossero delle produzioni così avanti ancora, con delle sonorità ancora, quelle soprattutto della Media Records erano veramente avanti, eh. Luca Laurea aveva proprio, il professor aveva proprio questa capacità di ricercare ritmi e suoni maniacale, direi, che è la dimostrazione che tuttora, ovviamente sapendo che è stata una produzione fatta 30 anni fa, però certe soluzioni metriche, ritmiche, armoniche sono ancora interessanti secondo me. Cristian, quindi ti faccio i miei migliori complimenti, volevo ringraziarti per la tua disponibilità soprattutto, perché sei stato 2 ore e mezza a non lavorare, perché altrimenti avresti lavorato fino a un minuto prima di andare in diretta, lavoravi. L'abbiamo visto insieme a Luca. Volevo ringraziare Luca G from Decadence e ovviamente salutare Josué Impellizzeri, e voglio ringraziare come al solito Emiliano Gregori perché ci ha fornito dei dischi. Ovviamente alcune cose le abbiamo sorvolate per motivi di tempo, tipo non abbiamo messo più Mesh, che era un disco che avrei voluto mettere, però tra una cosa e l'altra, tra un Skype e l'altro, mi sono perso, perché come avete capito ho dovuto anche chiamare gli ospiti durante le dirette, quindi vi chiedo scusa se qualcosa l'ho sbagliata o l'ho omessa. Va bene? Va bene, ragazzi. Perdonato? Grazie, ciao ancora. Ciao ragazzi. Grazie a voi, ciao a tutti, grazie. Ciao Luca. Ciao Peter. Ciao Luca, ciao Peter. Ciao Cristian, ciao. E beh, bella puntata ragazzi, emozionante, molto bella. Stiamo suonando noi dalla DJ Selection numero 472, il secondo CD, la sesta traccia, Head Mod Mix, All I Need Is Comodo, Mauro Picotto e Mux. Vediamo se riesco a recuperare Mesh, lo mettiamo, altrimenti chiudiamo subito. Non riusciamo a recuperarlo, quindi ci salutiamo qua, grazie ancora per essere stati con noi. Condividete questa diretta se vi piace, se vi fa piacere, con i vostri amici, sui vostri gruppi. E ovviamente l'appuntamento con Peter e tra mezz'ora siamo su RMC 101 alle 18 con un altro grande della musica dance made in Italy 92.000. Sto parlando di Paolo Sandrini, quindi alle 18 siamo su www.rmc101.tv, oppure se siete in Sicilia occidentale FM 101 100.8. Nella Sicilia occidentale ancora c'è il 104.9. Per quanto riguarda invece coloro che vogliono guardarla in TV nella Sicilia occidentale, il canale è 612. Per tutti gli altri c'è l'applicazione di RMC 101. Quindi 90 all'ora alle ore 18 con Paolo Sandrini. Grazie a tutti, buona domenica pomeriggio, ciao!